Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi la Camera vota in terza lettura questa proposta di legge per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Non nascondo il rammarico per il fatto che neanche oggi questa proposta possa diventare legge, e lo dico perché è una legge attesa dal comparto da almeno 10 anni. Questo testo di 21 articoli, di cui sono il primo firmatario della proposta di legge abbinata del Movimento 5 Stelle, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati ed in ultimo con modificazioni dal Senato, riprende, ulteriormente aggiornandolo, il contenuto di una proposta di legge della scorsa legislatura, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura senza poi terminare il suo iter in Senato. Io colgo l'occasione per ringraziare il relatore Maglione per il suo lavoro, il suo impegno di mediazione svolto finora, e auspico che questo accordo di maggioranza preso oggi, che sarebbe quello di chiudere il testo al Senato in poco tempo, venga rispettato. Perché il nostro timore, Presidente, il nostro timore più grande è che anche in questa legislatura il Parlamento non dia una risposta importante ad un settore che riteniamo, non solo noi, ma anche e soprattutto l'Unione Europea, strategico per il futuro dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano di qualità. Questa legge deve aggiungersi all'attenzione che questo governo, anche grazie alla spinta del Movimento 5 Stelle e del ministro Stefano Patuanelli, ha mostrato per tutelare e valorizzare l'agricoltura e l'agroalimentare italiano. Nel nostro paese sono circa 90.000 le imprese certificate bio. L'Italia infatti detiene oggi in Europa il primato della produzione biologica, superando il 16% della superficie agricola, 2 milioni di ettari coltivati ed una crescita dei consumi che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente al pari dell'export. L'Italia, che con la sua biodiversità e il duro lavoro dei nostri agricoltori, custodi del territorio e trasformatori di eccellenza, è infatti il secondo al mondo nell'esportazione di prodotti biologici, con oltre 2,6 miliardi di euro, circa il 6% di tutto l'export agroalimentare nazionale. Quindi parliamo di un settore economico produttivo di vitale importanza e in crescita, e lo Stato quindi ha il dovere di proteggere e tutelare questo settore trainante. Proprio per sviluppare il comparto e per poter così raggiungere i target previsti dalle strategie comunitarie, nelle precedenti leggi di bilancio abbiamo stanziato 5 milioni per il 2020 e 4 milioni a decorrere dal 2021 per finanziare il biologico. Inoltre, nel fondo correlato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo stanziato 300 milioni esclusivamente dedicati alla creazione di contratti di filiera e distretto biologici. Con questa importante norma, quindi, lo Stato italiano, in linea con la Commissione europea, che ha varato due strategie importanti nell'ambito del Green Deal, quindi Farm to Fork e biodiversità, ma anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prossima programmazione della PAC, deve scommettere sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sulla resilienza al cambiamento climatico, contribuendo alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Diverse sono le novità che andiamo a introdurre con questa legge, che provo a sintetizzare, come ad esempio il Ministro dell'Agricoltura sarà l'autorità nazionale di indirizzo e coordinamento a livello nazionale di tutte le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione del regolamento europeo. Le regioni, invece, le province autonome saranno le autorità locali che dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi di questa legge. Viene istituito un tavolo tecnico nazionale in cui verranno coinvolti i protagonisti del settore biologico, della ricerca, al fine di delineare gli indirizzi e definire le priorità del piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica. Potranno esprimere quindi anche pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo, proporre attività di programmazione del biologico e individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende agricole convenzionali al biologico. Inoltre, in questa legge istituiamo il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Questo permetterà ai nostri consumatori di tutto il mondo di conoscere con maggiore chiarezza in etichetta i nostri prodotti, che
biologici prodotti appunto nel nostro paese e permetterà anche ai produttori di poter promuovere maggiormente il Made in Italy. Prevediamo l'adozione del piano d'azione nazionale per agevolare la conversione al biologico delle nostre imprese agricole, sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera, incentivare il consumo di prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione anche ambientale ed alimentare, monitorare l'andamento del settore, sostenere e promuovere i distretti biologici, favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche anche nelle aree montane, migliorare il sistema di controllo e certificazione a garanzia appunto dei prodotti biologici. Poi incentivare e sostenere la ricerca, l'innovazione in materia, promuovere progetti di tracciabilità di prodotti biologici, anche quelli derivanti dai distretti biologici, promuovere l'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili, valorizzare le produzioni tipiche italiane, promuovere la sostenibilità ambientale con azioni di incremento per la fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi appunto dell'ambiente. Prevediamo anche un piano nazionale delle sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità ma anche la qualità con riferimento appunto a tutte quelle varietà ammesse adatte quindi all'agricoltura biologica. Altra novità di questa legge è il fondo che andiamo a istituire, che servirà per finanziare i programmi di cui parlavo prima, quindi sia il piano d'azione nazionale e anche il piano per le sementi. Abbiamo introdotto strumenti integrativi per gli operatori della filiera biologica, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera nel settore, anche al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale, l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici. Non manca poi il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata del settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di una quota parte delle risorse e delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche alla ricerca in campo biologico. E poi, sempre al fine di, con l'ottica di rafforzare la filiera, semplificare i processi di certificazione e valorizzare i nostri territori, saremo i primi al mondo a riconoscere per legge i biodistretti. Daremo quindi un giusto valore agli attori che già operano nei distretti nati dal basso, dove vengono applicati dei sistemi molto virtuosi, sistemi produttivi locali basati appunto sull'economia circolare e sull'innovazione. Questi biodistretti serviranno anche per promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali ad esempio la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, di questi prodotti. Tutte le attività agrituristiche, le attività di pescaturismo, lo sviluppo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agricola e naturale, nonché anche la riduzione dell'uso della plastica. Con i biodistretti in pratica coniughiamo la produzione sostenibile con la promozione del territorio e delle sue peculiarità, al fine di raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali, culturali e ambientali. Le finalità strategiche dei biodistretti sono quelle di un sistematico dialogo sociale tra i diversi attori, sia pubblici che privati, dello sviluppo territoriale volto a migliorare la qualità di vita dei residenti, dei servizi locali, a crescere l'occupazione, la qualità del lavoro e la competitività delle imprese agricole, agroalimentari e aggiungo anche turistiche, questo perché gli operatori turistici, ad esempio attraverso gli eco-itinerari, il turismo rurale, possono puntare alla riqualificazione e anche alla destagionalizzazione dell'offerta turistica. Se ci pensiamo bene, potrebbe essere un nuovo modello e un'ottima occasione di riscatto delle nostre aree interne, che sono ancora, e anche dei nostri borghi, che ancora oggi subiscono lo spopolamento, soprattutto dei più giovani. Quindi in questo provvedimento regolamentiamo anche le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, gli accordi quadro da parte delle associazioni di categoria, il tavolo di filiera, il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici, la commercializzazione e il libero scambio delle sementi biologiche e infine prevediamo una delega al governo per affrontare quindi, e fare una revisione sulla normativa
che riguarda i controlli, questo al fine di migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso. L'obiettivo è quindi quello di aggiornare e rafforzare il sistema dei controlli per assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati, oltre a rafforzare le norme e gli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni sulla provenienza, la tracciabilità dei prodotti biologici. Concludo, Presidente, concludo, questa proposta di legge rappresenta quindi per il nostro Paese un'opportunità per accrescere il nostro vantaggio competitivo, oltre che uno strumento per affrontare e accompagnare le nostre aziende agricole nella transizione ecologica. Perciò invito davvero tutti quanti a non perdere altro tempo. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.